A tutti, ringrazio in modo particolare tutti gli organi di stampa presenti stamattina alla conferenza, anche perché è un evento più concentrato per divulgare a mezzo stampa quelle che sono le risultanze di questo mese di lavoro fatto anche dall'onorevole De Luca e fatto dal pool di avvocati che lo sta sostenendo in questa battaglia che stamattina è stato depositato già agli organi competenti. Io farò solo un'introduzione di carattere politico. Questo è l'ultimo passaggio che facciamo a seguito di questa vicenda, dopodiché già a partire da venerdì si ripartirà con l'organizzazione di tutta la struttura sia per la città di Messina e sia per la provincia, in modo tale da riprendere quello che è il percorso politico che si è non interrotto ma si è aperto e chiuso una parentesi subito dopo la proclamazione, e grazie anche, voglio dire, all'impegno e quanto ha dimostrato Cateno, abbiamo la possibilità di riprendere un percorso e fare politica a tempo pieno. Oggi non siamo qui per fare gli auguri di Natale, purtroppo siamo in un'altra veste. L'onorevole De Luca ha convocato la conferenza stampa perché presenta quella che è la sua ultima fatica. Non è una fatica letteraria, è un esposto denuncia che viene inoltrato agli organi competenti e che adesso nel dettaglio ci spiegherà. Ma io devo anticipare, ti ruberò 5 minuti, onorevole De Luca, perché dobbiamo cogliere l'occasione anche per parlare e aprire una parentesi e chiuderla su quella che è poi la nostra denuncia, quella fatta unitamente al professore Taormina e presentata in data odierna agli organi inquirenti. E siamo stati citati in giudizio unitamente all'onorevole De Luca presso il Tribunale di Reggio Calabria per un'azione di risarcimento danni dove siamo costretti a difenderci. Siamo stati a difenderci perché siamo, uno, gli avvocati di De Luca, e due, abbiamo fatto il nostro lavoro con serietà e professionalità e abbiamo anche ottenuto dei risultati importanti. Cito da ultimo l'assoluzione del processo 4709 e la scarcerazione immediata dopo che De Luca, dopo l'elezione, era stato messo in carcere per il processo che riguarda la presunta frode fiscale a carico della Fenati. Noi ci difendiamo, lo faremo nelle sedi opportune, e in questa sede vogliamo soltanto rivendicare quella che è la nostra libertà di azione, attività difensiva che è stata fatta sempre con correttezza e rispettando quello che è il normale confronto dialettico tra l'avvocatura da una parte e la magistratura dall'altra. Come ho letto negli organi di stampa, non vogliamo intimorire nessuno o intimidire nessuno, ma certamente non ci facciamo intimidire da nessuno. Volevo anzitutto trasmettervi la preoccupazione, la paura che ci attanaglia dopo le recenti iniziative che ci hanno riguardato, alle quali ha fatto riferimento adesso l'avvocato Michalizzi. Siamo proprio tremanti per tutto quello che ci succede. Siamo stati accusati di essere gli istigatori e i determinatori e quindi i concorrenti in reati inesistenti che avrebbe commesso l'onorevole De Luca attraverso le sue denunce, attraverso le sue esternazioni a livello di stampa o di strumenti mass mediatici in genere. È chiaro che sto facendo dell'ironia, a noi non ce ne frega assolutamente niente e non andiamo nemmeno a difenderci rispetto alle accuse che ci sono state formulate, per la semplice ragione che invece è stata l'ennesima occasione che insipienti personaggi che si aggirano intorno al Tribunale di Messina ci hanno offerto perché si possa ulteriormente attaccare. Abbiamo presentato una denuncia per calunnia nei confronti di chi ci ha attaccato e quindi staremo lì a tutelare non soltanto i nostri interessi ma gli interessi dei cittadini, perché francamente credo che quello che si vede a Messina non sia da nessuna parte. Onestamente, per,
io giro tutta l'Italia purtroppo per la mia attività professionale e per altre ragioni, e quello che correttamente continuo a definire, come già è stato fatto negli anni passati da personalità molto più autorevole di me, il verminaio messinese, ecco, il verminaio messinese ogni giorno evidenzia le sue peculiarità. Io voglio soltanto dire due cose. Non dovete pensare che quello che sta accadendo intorno alla figura di Gaetano De Luca sia un fatto isolato. È isolato il fatto che ci troviamo di fronte a un personaggio che non ha niente da nascondere, che non ha scheletri nell'armadio e che quindi ha la possibilità di trovare anche il modo di poter come dire, esplicare in tutte le sue possibili dimensioni l'attacco che vorrebbe essere una difesa, ma poi alla fine diventa soltanto un attacco. Io ho seguito la campagna elettorale per la Regione Sicilia in questi ultimi tempi e ho detto, ribadisco anche qui, ho guardato alla Sicilia come una sorta di grande laboratorio che potesse in qualche modo fare da anticipazione, da premessa rispetto a quelle che possono essere le problematiche politiche a livello nazionale. Insomma, la Sicilia modello per l'Italia. Dentro a questa vicenda è uscita fuori poi quest'altra questione del problema giustizia. Credo che Gaetano De Luca rappresenti l'emblema di quella che è la somma delle negatività che possono essere individuate nel sistema giudiziario italiano. Per cui a un certo punto mi è venuto in mente di dire non soltanto una Sicilia che insegna all'Italia come si fa politica, ma anche una Sicilia che finalmente può insegnare all'Italia come deve essere la giustizia. C'è bisogno di una cosa, c'è bisogno di giornalisti che non mettono la polvere sotto al tappeto, di giornalisti che non siano servi del potere, a cominciare da quello giudiziario. La questione giustizia è una questione di fondamentale importanza, ce la portiamo avanti da quando è stata fondata la Repubblica e forse ancora da prima, però l'opinione pubblica ha bisogno di essere correttamente informata. Noi in questi ultimi mesi abbiamo visto delle cose incredibili, giornalisti vergognosi, giornalisti che hanno venduto l'anima perché non informare correttamente l'opinione pubblica e per dover avere sempre la possibilità di applaudire al potere, di essere gradito al potere, fregandosi invece dei cittadini.